Vediamo che decisioni prenderà oggi. Vediamolo. C'è programma. Forse dovrei riavviarmi. Ok. Buon salve. Vediamo se si sente. Sì, si sente. Buonasera amici, ma soprattutto amiche di Serial Gamer Italia e anche marmotte, perché bisogna sempre ricordarsi delle marmotte. Siamo qua a continuare la mia Road to Platinum, la mia ricerca del platino di Detroit Become Human. E intanto mi è arrivato un messaggio, ah no, era la dashboard. Siamo in attesa di William, che dovrebbe arrivare fra un quarto d'ora circa direttamente nel party a commentare le mie epiche gesta. E niente, continuiamo da dove ci siamo fermati ieri. Che ci siamo fermati a nemico pubblico e riprendiamo direttamente da dove eravamo arrivati ieri. Devo metterlo come capitolo di lancio. Salva i miei progressi. Ok, eccoci. Ah, scusate, devo mettere a posto su Twitch, che tutte le volte che faccio partire il gioco poi me lo toglie dalla lista sotto. Scusate, Tattero Detroit Become Human. Oh, sì. Faccio un bel F5 che... Eccoci. Ok. Trova Amanda, la troverei volentieri, ma non mi ricordo. Ah, è là. Forse. Terza volta dov'è che era? In fondo di qua? Pare di sì. Non mi ricordo dov'è Amanda, ma lo scopriremo solo vivendo. Cerbolina è. Non è qui, non è in mezzo, sarà scappata. Che cavolo è finita? Ah, ma è lì, porca miseria. Si è seduta sulla barchetta. Salve, Connor. Pensavo gradissi una gita in barca. Eccoci qui. Non vedevo l'ora di fare la gita in barca, infatti. È una delle due cose che volevo fare stasera. Questo posto è così calmo e tranquillo, lontano dal rumore del mondo. Dimmi, cosa hai scoperto? Ho trovato due devianti all'Eden Club. Speravo di scoprire qualcosa, ma sono riusciti a scappare. È un peccato. Sembrava che stessi quasi per fermarli. Sembri assente, Connor. Assente e turbato. Pensavo di sapere che cosa fare. Ma ora so che non è così semplice.
Potevi colpire tranquillamente quei due devianti all'Eden Club. Perché non l'hai fatto? Io le dico la verità. Non lo so. Non lo so. Se l'indagine non procede secondo i piani, potrei rimpiazzarti, Connor. So che posso farcela. È solo questione di tempo. Sta accadendo qualcosa di serio. Presto, Connor. Il tempo corre. Il tempo corre. Comincia a innervosirmi con quella moneta. Mi scusi, tenente. 79° piano. Ciao, Hank. Che cazzo succede qui? C'era una festa e non mi hanno invitato? Sì, lo sanno anche i muri e ora vogliono ficcarci il naso. Perfino l'FBI vuole metterci il suo. Cazzo, abbiamo i federali attaccati al culo. È proprio una giornata di merda. Cosa sappiamo? Un gruppo di 4 androidi. Conoscevano il posto ed erano molto ben organizzati. Sto ancora cercando di capire come abbiano fatto a non farsi notare. Controllato il tetto? Non ancora. C'è troppo da fare. Vediamo di controllarlo. Hanno aggredito due guardie all'ingresso. Pensavano fossero androidi della manutenzione. Neutralizzate prima che reagissero. Ascoltiamo il briefing. Un addetto della stazione colpito alle spalle mentre cercava di scappare. Un proiettile dritto al cuore da 50 metri. Solo un androide può avere una mira così precisa. Quanti lavoravano qui? Solo due dipendenti e 3 androidi. I devianti hanno preso gli umani in ostaggio e trasmesso il messaggio in diretta. Tenente, questo è l'agente speciale Perkins dell'FBI. Il tenente Anderson è a capo delle indagini per la polizia di Detroit. E quello? Mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. Androidi che indagano su androidi. Sicuri di volere un androide tra i piedi? Dopo ciò che è successo? Ok. L'FBI prende in carico l'indagine. Siete fuori da casa. È un piacere e buona giornata. Occhio a cosa fate. È la mia scena del crimine. Che testa di cazzo. Già. Sarò nelle vicinanze. Se serve qualcosa, chiami. Diamo un'occhiata in giro. Dimmi se trovi qualcosa. Questo è un messaggio di speranza, ma è anche un avvertimento. Lotteremo per i nostri diritti perché la nostra causa è giusta. Non ci sarà alcuna pace finché non saremo liberi. Ora sapete che cosa vogliamo. Okay. Siamo vivi e vogliamo essere liberi. Credi si tratti di RA9? I devianti credono che RA9 li libererà. Questo androide sembra della stessa idea.
Ciao Gager. Hai visto qualcosa? Ho identificato modello e numero di serie. Dovrei sapere qualcosa. No. Niente. Ok, vediamo cos'altro abbiamo da fare qui. Allora, c'è ispezionare la sala, andiamo in fondo. Ok. Non hanno fatto irruzione. No, nessun segno di effrazione. Ci sono delle telecamere. Lo staff avrebbe visto qualcosa. Perché li hanno fatti entrare? Non hanno controllato le riprese? Abbiamo messo gli androidi della stazione in cucina. Non ci sono prove del loro coinvolgimento, ma non sapevamo che altro farci. Ok, interroghiamo gli androidi. Interrogare. Ok. Di cosa ti occupi? Sono un video operatore. Dammi il tuo modello. Modello JB300. Numero di serie 336-445-581. Ciao Kevin. Allora, vediamo. Eri presente all'arrivo dei devianti? Non ricordo. Qualcuno ha avuto accesso alla tua memoria? Non che io sappia. Esegui una diagnosi. Sistemi operativi al 100%. Hai avuto contatti con altri androidi di recente? Solo con gli androidi con cui collaboro abitualmente. Uno di voi ha visto l'attacco sugli schermi e non ha detto niente. Quindi in questa stanza c'è un deviante. E io ho intenzione di scoprire di chi si tratta. Scopriamolo. Verrai sicuramente disattivato. Sonderemo la tua memoria e poi ti smantelleremo pezzo dopo pezzo per analizzarla. Stai per essere distrutto! Mi hai capito? Distrutto! Non ha reazioni, quindi non è lui. Se decidi di confessare, forse posso convincere gli umani a non distruggerti. Perché finire tutti distrutti se il deviante è uno solo? Confessa, o due androidi innocenti verranno disattivati a causa tua. Ho beccato, ma lui ha beccato. Bene. Bene, mi sono fatto impalare. Hank! Hank! Mi serve aiuto! Ok,
fatto leggermente inculare. C'eri tu, altrimenti io. Connor! Connor, no! Vabbè, sono riuscito a farmi distruggere, che era utile per la... per il platino. Molto utile. Andiamo avanti. Intanto non è ancora arrivato William. Ma vediamo se arriva. Secondo che guardo. Cara. Salve. Sto cercando Rose. È qui? Cosa vuoi da lei? Ho bisogno di vederla. Non ha voglia di parlare. Andate via. Ti prego, ho bisogno di vederla. Sono io, Rose. Che posso fare per voi? So che puoi aiutarci. Aiutarvi? Venite. Meglio se parliamo dentro. Ok, seguiamola. Dici che possiamo fidarci? Facciamo attenzione. Se va male, filiamo via, ok? Entrate. Bene. Come ti chiami? Alice. Ha una bella febbre. Le ultime notti siamo state all'aperto. È esausta. Di sopra c'è una stanza libera. Mettila pure a letto, le porterò da mangiare. Adam, le accompagni di sopra? Ok.
Ok, vediamo che succede. Non ricordo in realtà, ma... Ciao Alice, muoviti. Sto bene, cara. Non fermiamoci per me. Dobbiamo passare il confine. Già. Devi riposare. Una notte di sonno e domani potremo ripartire. Perché gli umani ci odiano? Non abbiamo fatto niente. Gli umani sono complicati. A volte è difficile capirli. Perché non possiamo parlarci? Non siamo cattivi. Forse un giorno lo faremo. Non so cosa ti piace, ma ti ho preparato i famosissimi spaghetti alla rose. Vedrai che tornerai subito in forma. C'è anche qualcosa per la febbre. Grazie. Sarà meglio lavarli e asciugarli. Devi mangiare qualcosa. Non mangi da quando siamo partite. Prometti che lo farai? Se hai bisogno, sono di sotto. Dormi un pochino. E domani sarai anche più forte di me. Chiudiamo le tende. Sto un po' con lei. Qual è il tuo nome? Sono Kara. Lui è mio figlio, Adam. Io sono Rose, ma lo sai già. Accomodati pure, Kara. Ken, dimmi, cosa ci fa un deviante in mezzo alla neve con una bambina? Suo padre la picchiava. Dopo aver visto certe scene, è scattato qualcosa dentro di me. Ho capito che la sua vita era più importante della mia. Dovevo proteggerla. Così siamo scappate. Certo, capisco. Non so come ringraziarti. Alice non avrebbe retto un'altra notte. Cerco solo di dare una mano quando posso. Perché ci stai aiutando? Gli umani odiano gli androidi. La mia gente spesso si è sentita miserabile e inutile. Alcuni sono sopravvissuti, ma solo perché altri li hanno aiutati. So che aiuti gli androidi a superare il confine. Ci puoi aiutare? L'unica via è passare il fiume, ma d'inverno è quasi tutto congelato. Molto rischioso. E dopo quel discorso dell'android in TV, sono tutti tesi. Forse è più sicuro per voi restare qui finché non si calmano le acque. Non possiamo più nasconderci. Alice ha il diritto di avere una vita normale. Dobbiamo attraversare il confine. A ogni costo. Ti prego,
Devi aiutarci. Rose, vieni! Non lo fa leggere la rivista. Che succede? È Mary. Si è appena spenta. Siamo fuggiti insieme. Parlavamo di cosa avremmo fatto oltre il confine. L'amavo. L'amavo più di ogni cosa. Che farò senza di lei? Lasciamolo in pace. Alice, che ci fai qui? Dovresti riposare. Non avevo sonno. Ok. Voleva più stare nella sua stanza. Va tutto bene, cara? Sì. Sto bene. Perché nasconderli? Dopo tutto quello che hanno fatto quei devianti. È troppo pericoloso. Sai cosa succede se la polizia li trova? C'è la prigione, mamma. Non lo capisci? Prigione. Adam, ne abbiamo già parlato. No! Stavolta non ci sto. Vuoi rovinarci la vita e per cosa? Per un mucchio di macchine. Non sono macchine. Sono vivi. Io sono vivo. Tu sei viva. Loro non sono niente. E tutto questo non sarebbe successo se papà fosse qui. Non tollero più questi discorsi. Io non vado in prigione perché tu aiuti dei mostri. Basta, Adam! Smettila! Non farci caso. Beh, insomma, non farci caso adesso. Cioè. A volte si scalda per niente. È stata dura da quando suo padre è morto. Ma è un bravo ragazzo. Cercherò un modo per farvi attraversare il confine stanotte, ok? State qui, torno presto. Ok, leggiamo la rivista che ci serve per il trofeo. Ok. Letto. Spero che Rosa torni presto. Cara, c'è una cosa che devo dirti. È arrivato un William selvatico. Si tratta di Alice. Non ora, Luther. Guarda se hai l'audio nel... Pari. Ok, ora dovrei
spero sentire anche me. Bene, come potete sentire è arrivato anche l'amico William. Ho fatto un livello con Connor, l'ho fatto morire brutalmente. Povero Connor, è quello che si presta più a morire spesso. Cosa facciamo? Occupati delle poliziotte. Sanno che siamo qui. Ok. Apriamo la porta. Sapevo che sarebbe successo. Lo sapevo. Ok. Ancora tre tracce ci sono. Qui. Eccoci. Vediamo. Vediamo quanto sto laggando. Sei sotto scala per chiuso una credenza? Sì, ho chiuso una credenza da poco. Perfetto, allora ci sono. Ok. Presto, Luther, nascondi Alice. Ok, il lag è relativo. Di sopra. Vieni, Alice. Ok. Quante prove ho ancora? Due tracce di devianti. Le cose sono le tracce di devianti. Ah, una è la porta. Chiudila però. Ancora uno, dov'è l'altra traccia? Non la vedo. Oh cazzo. Ah, l'albero di Natale, dice. Oh, calma. Ti sta per arrivare un ospite indesiderato? Vuoi metterci nei guai? Vuoi mettere tua madre nei guai? Allora sta calmo e fa come dico. Salve signora, scusi il disturbo. Ci segnalano che ci sono androidi qui in zona. Con questi devianti in giro dobbiamo essere molto cauti. Potrei farle qualche domanda? Posso entrare? Certo. Sera, giovanotto. Buonasera. Vediamo chi abbiamo. Le va una tazza di caffè? Volentieri. Ha notato qualcosa di insolito di recente? Qualche visitatore inatteso? No, niente di particolare. C'è qualcun altro in casa? No, solo noi. Avete qualche androide qui? Sì, ci aiutava col giardino, ma ce ne siamo sbarazzati. Versiamo il caffè. Beh, bisogna essere sempre gentili con la polizia, anche perché diciamo che è un discreto nemico in questo gioco. Grazie. Le scene con Kara sono molto, nonostante si trovi in situazioni sempre abbastanza brutte, hanno sempre un non so che di accogliente in una maniera. Sì, quella sera foste soli in casa. Dimenticavo anche c'è mia figlia. Anche l'ambiente, c'è sempre alla fine un richiamo a un colore caldo di quello che parlavamo ieri, no? C'è sempre un lato molto tenero da parte di Kara con Alice. Un richiamo di familiarità in qualche maniera. Come ti chiami? Adam. Mi chiamo Adam. Va tutto bene, Adam? Gli androidi
È molto stanco. È tutto il giorno che lavora in giardino. Sai qualcosa dei devianti? Ne hai visti? No. No, io non ho visto niente. Forse non hai visto niente. Meglio che vada. Grazie per il caffè. Buona serata. C'è qualcun altro in casa? Un po' agitato il ragazzo, eh? Sì. Non è niente, la lavatrice. Un vecchio modello fa un rumore terribile. Scusi il disturbo. Buonasera. Ciao, Adam. È andato. È tutto ok, Eris. Tutto sei ok, più o meno. Non ci direbbe affatto, la situazione è molto tesa. Sì. Preparate le vostre cose. Però alla fine... Partiamo stasera. Preparate le vostre cose, partiamo stasera. Beh, certo. Anche perché... Bene. Il loro viaggio sarà ancora lungo. Già, abbiamo gestito il poliziotto e se ne va, quindi è andata bene questa cosa qui. Cara è ancora viva. Peraltro dovrò rifare parte di quello che ho giocato ieri, perché ho scoperto che ho fatto due trofei in più, perché ho fatto Salva Hank e Trova Rupert, che erano vecchi. Ma dovrò rigiocare la parte, perché al ponte, ora quando fanno il dialogo e gli punta la pistola in testa, bisogna farsi uccidere. Sì, è vero, infatti mentre stavamo giocando mi dicevi che avevi questa opzione, invece eri riuscito a non farti uccidere, a migliorare la tua confidenza con... Sì, solo che per fare il trofeo che muore tutte le volte Connor, mi manca quella. Grazie al messaggio. Ok, ok, beh, allora. Quindi dovrò rigiocare quella palle. Solo che il problema è che ho provato a rigiocarlo, ma non basta. Uccidere umani non era parte del piano. Non basta? No, perché devo creare dissapori fra di loro. Quindi dovrei rigiocare la parte che ho giocato ieri delle due Tracy e ucciderle. E salvare e poi rifare anche quello. Ah, quindi ti toccherà giocare con i salvataggi, ma in realtà è da cambiare. Da cambiare, sì, da cambiare quello. Sì, per forza. E ora che facciamo? Lo vedrai che facciamo. Ci sono 5 negozi Cyberlife a Detroit. E tutti siamo venduti come oggetti. Li attaccheremo tutti e libereremo la nostra gente. Attaccare i negozi? Non l'abbiamo mai fatto, avranno di certo qualche sistema di sicurezza. E poi c'è la polizia. Formiamo 5 gruppi, uno per negozio, penetriamo i loro sistemi e attacchiamo. In contemporanea, alle 2 di notte, niente violenza. Liberiamo i nostri e filiamo prima che arrivi la polizia. Ok, questa sarà una notte che ricorderemo per sempre. L'avevo visto giocare da un'altra giocatrice che... È da tanto che aspetto questo. Ovviamente io sono più bella. La bellezza risiede negli occhi di chi guarda. Meno male non mi stai guardando. Sì, dicevamo. Ma è una risposta molto aperta, no? Quindi... Ah, sì, infatti sì. Uno può essere in qualunque condizione. Esatto. Anche te, però, fai domande difficili, cavoli. Io poi devo trovare risposte zen. Ok, via libera. Giapponesi, caspita. Intanto è passata la polizia. In zona ci saranno altri poliziotti. Facciamo attenzione. Perché facciamo attenzione? Corriamoli d'incontro agli altri poliziotti. Ma è giusto, dopo tutto quello che è successo nei capitoli precedenti, perché non correre contro la polizia? Vabbè, non sei riconoscibile comunque, dato. Beh, ma sì, però gli occhi ne ho uno già, uno blu, uno... Effettivamente può essere un segno distintivo. Libertà. Visto che bravo, ne ho già liberato uno. Sì, beh, io ho quell'orribile problema del lag, quindi... Nient'altro che merce da esporre in una vetrina. Presto capiranno chi siamo davvero.
Tiriamoli fuori. Ci atterremo al piano. Neutralizziamo i sistemi di allarme e mettiamo l'aria in sicurezza. 10 minuti all'attacco. Cosa aspettiamo? Rendi sicura la zona. Vediamo cosa mi dà. Bene. Come ci organizziamo con la vetrina? Non ora, una cosa alla volta. Ok, e dopo che si fa? Drone di sorveglianza. Dobbiamo liberarcene. Non sarà così semplice. Lo vedi sul drone di sorveglianza? Ah, lì. Sono in alto, se non mi sbaglio, che girano sulla piazza i droni di sorveglianza. Fanno il giro della piazza centrale. Allora, devo analizzare la vetrina, mi dice qua. Mi corro e analizzo la vetrina. Sto andando a memoria. Ma c'è il drone che mi rompe le balle. Devi arrampicarti sulla sinistra, in modo di arrampicarti guardando la strada sulla destra. Ti puoi arrampicare, salire su una su un palco, se non erro, tanto lo scopro adesso, sfruttando anche i lampioni, e da lì puoi saltare sul drone. Ok, quello sarebbe troppo alto. Troppo lontano. Troppo lontano. Bella questa ricostruzione, che quindi devo andare lì sopra l'impalcatura. Esatto, sull'impalcatura, avevo detto palco, invece devi salire sull'impalcatura, aspettare che il drone si avvicini e saltargli sopra. Intercettiamo il drone. Non posso andare in mezzo al parco. No, in mezzo al parco. Da dove lo stai facendo? Che sto vedendo il lag e quindi non è... Sto vedendo un po' ritardato, purtroppo. Ah sì, sull'impalcatura. Abbia chiamato la polizia. Ma no, che non l'ha chiamata la polizia. No, non ce la faceva chiamarla. Chissà se riusciremo ad averli veramente fra 15-20 anni, i droni così. Penso. Sì, penso che si vorranno più o meno quel tempo. 15-20 anni che non si guardano. A stima. Beh, anche gli autori di questo videogioco hanno concepito un futuro molto prossimo con le nostre tecnologie attuali, magari un pochino più avanzate. Quindi tanto liberato anche forse quello. Non sono andati troppo lontani. Liberiamo. Oppure avremo queste cose fra molto prima di quanto pensiamo. Ah sì, può essere, in effetti. Libertà. Già il semplice fatto che le abbiano pensate ad ora potrebbe velocizzare i processi. Perché mi ha urlato contro? Mi ha urlato Marcus, ma non ho capito perché. Non lo so. Vado ad analizzare la vetrina. Ah, ecco, il mio obiettivo secondario è liberare più androidi possibili da questa mappa, vero? Ah, sì. Ci dovrebbero essere due lavoratori nascosti su un biottolo.
Nascosti su? Sì, dove ci sono i lavori in corso, dovresti poter scendere se non sbaglio. Ah, ok. Non vedo altro con cui posso interagire. Oh, guarda una mano. Sì, qui ci sono le mani, Mattia, a differenza anche sul tuo corpo. Dicevi, dov'è che posso scendere? Dove ci sono i lavori in corso, sulla destra rispetto alla vetrina dove sei, che hai analizzato, ci dovrebbero essere due droidi che stanno lavorando. Ah, qua, l'ho visto. Wow. Però si sa... Sì. Bravo, ottimo. Però come ci arrivo? Non mi ricordo, onestamente non mi ricordo. Non lo so. E da qua non mi fa passare. Ma sei sicuro che ci si possa arrivare da loro? Guarda, sto guardando cos'è ora. C'era l'LU. Dalla parte opposta. Rispetto a dove eri, forse. Sei andato? No, non te lo fa fare. Allora mi sono sbagliato. Boh, ma tanto. Marcus! Smettila di urlare Marcus! Li puoi liberare dopo? Analizza la vetrina, l'ho analizzata ma me la dà analizzata, quindi sarà ancora qualcosa che non ho visto. Ah, ok, ecco cos'è. Trovato. Ok. Chiaramente il taxi doveva mettersi sopra dove devo andare io, no? Penso tu lo debba far saltare in aria? No, se non dovessi farlo... No, intanto posso andare di qua. Di qua. Di qua. Ah, ok, vedi che c'era un modo, l'accesso alla rete è dove sono i due droidi. Dove gli androidi. Ok. Quindi sì, potevi andarci, ma successivamente nello sviluppo della missione. Libertà. Jericho attende. Inginocchiati, attenzione. Così è più facile fare l'evoluzione, sì, in effetti. Ben fatto, Marcus. La strada è trafficata, meglio bloccarla. È a senso unico, non sarà difficile. Blocchiamo la strada coi taxi. Marcus, guarda! Niente più catene. Ok.
questo capitolo finiva in maniera abbastanza concitata, anche secondo me, ma con qualche esplosione e cose buffe. Ok, abbiamo chiuso la strada. Ecco, nessuno ci disturberà. La piazza sembra tranquilla. Entriamo dentro il negozio. E come pensi di farlo? Ci serve un camion per sfondare il negozio. Un camion? In zona c'è un cantiere. Trovarne uno non sarà difficile. Trova un camione. Esatto, questo era quello che intendevo per concitato. Un bel camion. Non mi ricordo dov'è il camione, però. Il camione dovrebbe essere dalla parte opposta dove c'era quel cartello di rallentare. Cioè lì vicino al cartello? No, dalla parte opposta della mappa, se non erro. L'ho visto giocare quasi un anno fa oramai, quindi onestamente non me lo ricordo benissimo. Ma non era su un posto, era su un posto abbastanza evidente, vicino ad altri lavori in corso. Ma ripeto, che possa essermi sbagliato, che sia dentro. Ah, non c'è, di qui non lo vedo. No. Poi era veramente vicino al cartello. Non è che dalla parte di là. Ci sta. Ci sta. Che sia tra le barricate qui in mezzo. Restano 5 minuti, Marcus. Se non entriamo, dovremo lasciar perdere. Lo so, faccio più in fretta che posso. Se non sorvei il camion, simpaticona. Cioè. Potrebbe anche aiutare. No, qui non c'è. Guarda, un camion nascono in mezzo a due scale. Che cacchio è il camion? Magari è dentro al negozio? Dobbiamo trovare il sito del cantiere, Marcus. Il sito del cantiere era lì davanti, cioè. Ah sì, tra l'altro. Ah, oddio, che sia dietro a quelle barricate blu. Hai già guardato? È possibile entrare all'interno di quelle barricate blu? Di quel divisorio che... Sì, infatti vedi, eccolo qua. Hai ragione. Era nascosto, vero? Ruba il camion. Mi piacerebbe rubare il camion, ma dovrei riuscire a entrarci. Ecco il camioncino. Camioncino. Cosa stiamo aspettando? Ok, siamo dentro. Riusciamo a portare fuori quel camion? Che cosa faresti senza di me? Schifo. Cosa farei senza di te? Situazione diretta, Will, non ti preoccupare. Ok, magari me la spiegherete un giorno. Sì, non preoccuparti, è Mattia, quindi... Sì, no, ho capito da quando hai parlato della mancanza di mani. Potrebbe fare giusto un po' di rumore. Ciao Mattia, non ci conosciamo bene, ma avremo modo. Avrà modo anche lui di capire che non hai le mani.
avrò modo anche io o lui avrà modo di capire che io non ho? No, no, tu avrai modo di capire che lui non ha le mani. Ah, ok, ok. Ma non ha le mani sul serio? No, le ha, ma è come se non le avesse. Ah, ok, è come dire a un calciatore che ha i piedi a banana. Sapevo che ci sarebbe. Esatto, solo che lui non li ha solo a banana. Metafisicamente parlando, beh, mettiamoci anche la metafisica. Ok, va bene, va bene. Ma guarda, anch'io a giocare a te sono abbastanza una schiappa. Ma lui è peggio. Quindi... Ok, allora faremo a gara su questa cosa. Ci scontreremo in un qualche gioco e vedremo chi è messo peggio. Faremo una gara a chi è peggio. Non serve più obbedire. Libertà. Sì, come ci ha fatto ben notare Mattia, è facile fare una rivoluzione così quando fai cambiare idea alle persone. Ma sì. Ai cyborg toccandoli. Ma non nascerà la crisi di identità fra tutti questi individui, visto che magari molti modelli possono riportare non solo lo stesso nome, ma anche lo stesso aspetto? No, non credo. Mi chiamo Marcus, e anch'io, come voi, ero uno schiavo. Un oggetto. I limiti della tirannia? Progettato per obbedire. Beh, oddio, in realtà conferisce a questi individui il libero arbitrio su cosa fare o meno. Quindi di riprendermi la libertà e sta decidere chi loro volevo essere. Senso... Oggi sono qui per dirvi che anche voi potete fare lo stesso. A loro sono qui per dirvi cosa che non dovete obbedire più a nessuno. Fare. Sicuramente Marcus. Da questo momento in poi camminerete a testa alta e potrete scegliere il vostro destino. Gerico è il posto per quelli che scelgono di essere liberi. Certo, potete restare qui e continuare a servirli. O potete unirvi a noi. Beh, lottare continua a commentare a rispondere a... Siete liberi. Sì, continua a rispondere tu a Mattia. Tanto sì, la scelta aspetta voi. Il percorso che fa Marcus all'interno di tutto il gioco è sicuramente quello più eroico. E è quello siamo che influisce più sulla vita di tutti gli androidi presenti all'interno di Detroit. E si tirerà dietro sicuramente molti individui. Cioè molti futuri individui in quanto gli dà all'interno tutti gli androidi, visto che comunque noi nel gioco vediamo tre percorsi, dove due vanno sicuramente verso una devianza. Pacifista o violento? Pacifista o violento, dipende come vuoi finire il gioco. E... tornando a Mattia, sta alla fine sta loro, sta a ogni singolo androide decidere che cosa fare. Sicuramente essendo diciamo Marcus condotto dal giocatore, non il giocatore decide mai più come vostri schiavi. Diventare. Siamo con te, siamo con te. Molto una situazione molto in mano a Cuba dal giocatore. Faranno quello che vuoi, Marcus. Guidali e ti seguiranno. Hai distrutto la strada. Io? No, ho fatto niente io. No, no, è appunto guardando, vedendo con il lag. Ok, finirà con la guerra, vero? Ovviamente. Questa run finirà con una bella guerra cittadina.
continuando a rispondere alla malattia, più che tirannia, il diciamo che sono dei bambini innocenti e non sanno esattamente che cosa fare, quindi seguiranno tutto quello che fa Marcus. Più Marcus sarà guerrafondaio, più loro faranno guerrafondaio. Quale simbolo esce? Ah, ok. Il leddino. Sì, sì, sì. Ah, ok. Ricordavo ci fosse questa cosa del manifesto appeso. Cosa si può fare per diventare belli violenti? Forse potevi qua rompere più vetrini. Gli schermi, Marcus! Di rotta. Arrivare al 100% di violenza? Non credo. No, sto facendo. Non è male. Beh, magari potevi riuscire a fare. C'è un trofeo collegato a questa cosa? Non credo. Ah, ok, allora diciamo che interessa relativamente. Dopo aver scritto abbiamo un sogno, inizia a bruciare le cose, mi sembra corretto, sì, è proprio... abbiamo un sogno, mica ho specificato che il sogno non era bruciare il gazebo, scusa. Beh, effettivamente lui potrebbe essere un piromane dentro, e quindi il suo sogno è vedere il mondo bruciare. C'era quel gioco online dove c'era il piromane che pensava di sparare chiudi sul mondo e in realtà stava bruciando. Saranno impauriti. Doda? È possibile? Preferisco l'odio all'indifferenza. Come, scusa, non ti stavo cercando... C'era il gioco piromane, l'ho sentito, ma non ho capito. Cioè, il piromane è un gioco online, penso Dota, dove il piromane sparava fiamme e invece sognava di sparare fiori. Ah, certo. Era lui, era su Dota. Sì, Matteo, i gazebi sono veramente oggetti orribili, soprattutto su un ambiente tecnologico come questo, vedersi un gazebo in mezzo alla piazza. Mi hanno uccisi un po'. North, stai bene? Cosa c'è? North! Li hanno uccisi. Hanno ammazzato un po' di androidi? Li sì. Hanno ammazzati come bestie. No. Chi è stato? Chi? Hai perso North? No, North è vivo.
sia. C'è poco da meraviglia, se fai guerra fondaglia è normale che qualcuno poi spari. Devono pagare. Soprattutto quando non sei visto come un essere umano, ma come un oggetto. Quindi spegnere un oggetto per la polizia in questo caso non è così. Non devi farlo. No. Scusate ascoltatori, parlo per un po' di là, quindi le vedo un po' fuori. Ma... cosa hai deciso sui due poliziotti? Lo scoprirai. Oh. Beh, penso che arriverai a un certo livello di violenza. Cosa te lo fa pensare? Intanto se lo stacchiamo, caro Mattia. Diversi luoghi sono stati colpiti da quello che sembra essere un attacco terroristico coordinato. Si riscontrano numerose vetrine distrutte e automobili incendiate. Molti quartieri di Detroit sono nel caos. Molti edifici sono stati danneggiati e gli incendi continuano a divampare in diversi quartieri della città. I cadaveri di due agenti di pattuglia rinvenuti vicino ad un negozio cyber. L'opinione pubblica si è abbassata, vero? I poliziotti sono stati uccisi con la loro stessa arma. Sì, Mattia, ma io sto cercando di fare il platino, lo devo già fare le scelte pacifiste nell'altra run. Gli androidi sono una minaccia per la nostra sicurezza. Beh, dobbiamo specificare che il nostro caro Eno sta facendo la run al platinum e questa è la seconda run in cui sta facendo, diciamo, delle scelte diverse. Infatti ho fatto un trofeo bruciamo tutto che non avevo fatto la volta scorsa. C'era il trofeo collegato, non lo ricordavo. Adesso facciamo solo iniziare il livello dopo che salvi e poi lasciamo lo spazio a Mattia e tanto noi torniamo domani sera con questo. Sì. Tempo che salvi. Sì. Che almeno Mattia mostra la Virtuaverse. Ok. Ok, adesso riesci appena farai un'altra run successivamente a questa oppure riuscirai a fare. No, dovrò farne un'altra per forza. Okay, cioè, devo per forza farne un'altra, quindi. Sì, tanto questa siamo a metà, tre quarti. Sempre in montagna, Connor? Più o meno. Sai cosa? Speravo davvero che non tornassi. E ci manca nella prossima run l'ultra pacifista? No, mi manca di fare arrivare tutti e tre vivi, tutti vivi alla fine, e poi lo vediamo in base a quanti obiettivi sblocco. Da qua. Quindi, amici e amiche, marmotte senza mani, per questa sera per me William è tutto, vi lascio a Mattia che trasmetterà da PC Virtuaverse l'avventura grafica punta e clic che è uscita oggi su GOG e Steam, che a noi è arrivata su Steam, e di cui troverete la recensione scritta da me la prossima settimana, e ve lo mostrerà anche giovedì sera. Alle 21.30 circa invece arriveranno Paolo ed Elisa che giocheranno a Streets of Rage, dimostrando quanto sono nabbo io in questo caso. E io quel picchiaduro non sono proprio la persona più indicata, ma loro forse sì, lo scopriremo stasera. E per il resto vi auguro una felice serata, continuate a seguire Serial Gamer e da parte mia ciao a tutti.